è stato riacceso il fuoco del Morrone dal suggestivo scenario dell'eremo di Sant'Onofrio nell'ambito del Cammino del Perdono, attraverso il quale la fiaccola viene portata dall'eremo di Sant'Onofrio all'Aquila. Che meraviglia, anche quest'anno, ecco, stanno sfilando lungo le rocce del Morrone con l'augurio sincero, dopo aver celebrato la Santa Messa, con questa intenzione, che ciascuno ritrovi la sua strada, che ciascuno ritrovi la sua gioia, che ciascuno ritrovi nel perdono lo spirito di tirare avanti con serenità, con fede, nella grande speranza. Pietro da Morrone sta con noi, ci aiuterà a saltare tutti gli ostacoli. A tutti buona vita, buona fede, buona speranza, buona perdonanza. Dopo la partenza, la prima tappa è stata all'Abbazia Celestiniana, prima di raggiungere la chiesa di Celestino V a Bagnaturo, per poi ripartire alla volta della Cattedrale di San Panfilo e omaggiare la statua di Celestino V, lungo Corso Ovidio, e tornare in Basilica per dirigersi verso Prato La Peligna. Qui il corteo storico celestiniano ha accompagnato l'arrivo della fiaccola del Morrone. Un lungo itinerario che da anni viene ripercorso e partecipato da tante comunità che accompagnano il cammino del fuoco di Celestino fino al 23 agosto, giorno in cui si svolgerà la cerimonia di accensione del tripode della perdonanza sull'antico torrione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila.